Padre, aprimi il cuore, toccami l'anima. Come ti chiami? Mi chiamo Suor Vincenza. E quanti anni hai? 79. E in quale comunità abiti adesso? Io abito nella comunità di Casamadre, che è a Botticino Sera, in provincia di Brescia. Ok, ci piacerebbe sapere come e dove hai conosciuto le suore operaie. Beh, le suore operaie le ho conosciute qui a Botticino, sono del paese, per cui dopo l'adolescenza le ho frequentate per degli incontri, per un po' condividere la vita, per delle commedie che abbiamo fatto. Durante la tua vita da suora operaia che lavori hai fatto? 2 anni in una fabbrica, in un calzificio. Poi per 10 anni in una fabbrica di tessitura come verifica pece e responsabile del magazzino scorta. E 18 anni invece in una fabbrica di surgelati in Svizzera, al nord della Svizzera, in canton tedesco. Quali sono state delle gioie che hai vissuto? La gioia più grande di questi lavori e anche magari una fatica? La gioia più grande è quella di condividere la vita, un cammino di vita con degli amici, con chi soffre, con chi lavora, condividere questa vita. Cerca un senso di vita a livello cristiano e a livello umano, nell'amicizia, nella condivisione e tante volte anche nella lotta per la giustizia. E la fatica invece? La fatica è quella di vivere ogni giorno quel che ti si presenta nel bene e nel male. E se tu dovessi fare un augurio, lasciare un messaggio di speranza a chi ci sta ascoltando? Un augurio e un messaggio di speranza sarebbe quello che tutti possano avere un lavoro a portata d'uomo, ecco, un lavoro che sia non discriminazione, ma che sia uguaglianza tra uomo e donna, tra nazione e tra cultura e cultura. Grazie. Grazie a voi. A te che solo sai quanto si soffre, a te che solo sai le povertà della mia vita, a te che solo sai chi sono.